Ciao, ho saputo che ti sposi. Sì, sì. E ce la fate ad affrontare tutte le spese? Guarda, non abbiamo molti soldi, però l'importante è la cerimonia. Poi dei festeggiamenti a noi non interessa nulla. Organizzeremo una cena per una ventina di persone, quelli più stretti, e balleremo un poco. Ci divertiremo così, tanto ripeto, l'importante è la cerimonia. Quella che ci legherà e ci renderà marito e moglie. Brava, congratulazioni. Grazie. Io e mio ragazzo abbiamo deciso di sposarci. Wow, fantastico, ma avete soldi a sufficienza? Beh, spero di sì. Saremo, penso, una 70-80 persone. Provvederemo ad un fotografo, ad una fioraia e questo è quanto. Beh, un po' di soldi se ne vanno però, Sì, sì, lo so, però l'importante, diciamo, è la cerimonia e che io sposi finalmente l'uomo della mia vita. Congratulazioni, ti faccio i miei auguri. Grazie, grazie mille, veramente. Oddio, cosa ti è successo? Devo sposarmi ma ho l'ansia. E perché? È troppo costoso. Beh, scusa, l'importante è la cerimonia. Devo vedere ad una wedding planner che mi organizza il tutto. Ci vorranno fotografi, videomaker, pre-matrimonio, post-matrimonio, droni. L'abito non può costare meno di 5.000 euro. Sono indecisa di arrivare in chiesa con un elicottero, con una Ferrari, oppure con dei cavalli bianchi, con una carrozza spettacolare. Devo affittare un grattacielo a Dubai ed invitare almeno 500-600 persone, altrimenti non posso permettermi di fare storie su Instagram. Poi devo provvedere a chiamare un DJ, non so se per la mia data è disponibile David Guetta oppure il marito di Elettra Lamborghini. È normale che oggigiorno le persone non si sposano perché è così caro. Ma è la cerimonia, è il rito che conta, noi festeggiamenti. Ma la cerimonia è il minimo, che mi frega della cerimonia. Ma non puoi invitare solo i parenti e farlo in un ristorante qui vicino? Ma che cosa stai dicendo? Non sarebbe un matrimonio da social network, ti rendi conto quello che stai dicendo? Oddio, calmati, mi era solo un consiglio. Oddio, che hai? Ehi, tutto bene?